2 anni. Sono passati 2 anni affinché potessimo conoscerla. 2 anni per conoscere la bella Lita Lestrange. Per essere avvinti dal suo fascino, dalla sua oscurità. Per farci emozionare dalle sue ultime parole prima del suo sacrificio. Del resto siamo avvezzi alla mannaia di J.K. Rowling che cala su uno dei suoi personaggi. Ma in fondo non abbiamo davvero capito il perché questo sia accaduto. Perché? Perché J.K. Rowling ha ucciso Lita Lestrange? Animali fantastici o artisti, benvenuti sul mio canale. Io sono Ignotus Coger e in questo video realizzerò un ritratto della splendida Lita Lestrange. Nel frattempo vi parlerò un po' di lei, del suo personaggio, del suo ruolo nella storia, delle sue luci e delle sue ombre. È un personaggio che ha avuto un grande rumor dietro di sé, dovuto per l'appunto dalla grande attesa che l'ha circondata. Appunto, tra il primo film di Animali Fantastici e il secondo sono passati ben 2 anni. 2 anni in cui già comunque un accenno a Lita Lestrange era stato fatto presente. Era stato fatto da uno dei miei personaggi preferiti, quindi... Ma prima di entrare davvero nel merito del personaggio, vi invito a lasciare un like oppure a iscrivermi al mio canale per sostenere questa mia grande passione che è sia l'illustrazione che il cinema, a cui tengo particolarmente. Cominciamo con le avvertenze. Questo video è assolutamente spoiler alert. Parlerò liberamente, come un flusso di coscienza, del primo film di Animali Fantastici, del secondo, e farò anche riferimenti alla saga di Harry Potter, probabilmente per la sua interezza. Quindi, se non siete avvezzi a tutti questi discorsi, mettete muto al canale e guardate come ho realizzato la mia opera. Se no, per l'appunto, guardatevi i film e poi tornate, oppure rimanete con me, se siete comunque anti-spoiler. Lita Lestrange. Cosa sappiamo di lei? Facciamo un brevissimo identikit. Sappiamo che è una Lestrange, quindi una delle famiglie più importanti del mondo magico, una delle Sacre 28, famiglia di puro sangue, di serpe verde, di persone poco raccomandabili, tra cui appunto spiccano Rodolphus, Radastan e Bellatrix Lestrange, che non hanno bisogno di sicuro delle mie presentazioni. Poi cosa sappiamo di lei? Sappiamo già qualcosa dal primo film, che è una persona che prenda e che non dia, anche se su questo ho qualche dubbio. Ma passando poi direttamente a Animali Fantastici 2, i crimini di Grindelwald, e andando proprio spediti verso la fine della trama, scopriamo delle cose incredibili su Lita Lestrange. Scopriamo intanto che è la figlia di una violenza. Sappiamo che il padre ha... incantato la madre, l'ha rapita alla sua famiglia per mezzo della maledizione Imperius. Quindi lei non è la figlia di un atto d'amore. E questo, se conosciamo la Rowling, sappiamo che ha una grande rilevanza, perché appunto un altro personaggio nato non dall'amore, cioè tutti i personaggi non nati dall'amore, pensiamo già a Piton che aveva questa famiglia problematica, pensiamo poi all'esempio per eccellenza, Voldemort non è un figlio dell'amore, un figlio della magia che avvince l'amore alle sue esigenze, quindi possiamo capire quanto questo possa essere rilevante per il personaggio di Lita. Inoltre quello che sappiamo, a parte tutto questo, è che Lita non è stata mai amata dal padre, che è l'unica figura, diciamo, l'unico parente che le rimane, perché la madre muore dandola vita. E quindi questo assume una grande rilevanza. Sappiamo che nella sua famiglia addirittura le donne vengono viste come oggetti praticamente ornamentali. Nel suo albero genealogico, nell'albero genealogico della famiglia Lestrange, che poi troviamo a Pré-Lachaise, vediamo per l'appunto che le donne sono questi fiori, mentre gli uomini appunto hanno il loro ritratto e il loro nome. Lei dice... quest'albero genealogico noi siamo separate, diverse, ma in realtà è una cosa molto più profonda e drammatica. Le donne appunto sono fiori, oggetti ornamentali, non c'è neanche il loro nome in quell'albero genealogico. Si nega l'identità a queste donne e l'identità è il diritto per eccellenza dell'essere umano, già nascendosi un'identità. Ed è quello che è poi il problema di Credence, che poi ce la fa lunga così per tutto il film, per poi scoprire appunto che non era un Lestrange, cosa che all'inizio avevo pregato che non fosse, per poi dopo nel cliffhanger pregare che in realtà fosse un Lestrange. Ma questi sono... cioè, hanno altri tempi e luoghi per parlare di Credence in caso. Comunque, sappiamo tutte queste cose di Lita, quindi sappiamo che è una persona mutilata.
in qualche modo, che la sua personalità è stata già disturbata. Poi sappiamo che il trauma incredibile di aver causato, sebbene involontariamente, la morte del fratello l'ha fatta proprio arrivare a degradare la visione di se stessa. Lei non si crede neanche più quasi umana, si crede quasi un mostro. Lei mantiene tutti gli elementi aristocratici, diciamo, della sua famiglia nell'apparenza. Lei è bellissima, curatissima, ha quest'aria altezzosa, però al contempo non riesce proprio a legare con gli altri esseri umani, proprio perché ha dei trascorsi davvero traumatici nella sua infanzia. Tra l'altro possiamo anche vedere la questione razziale nella sua situazione. Di fatto la comunità afroamericana ha visto in lei la rappresentazione del tragico mulatto, anche in senso molto negativo da parte di quella comunità. In questa è una tematica che in caso vi invito a guardare nella solitudine della vostra esperienza, perché appunto può essere interessante conoscere questo genere di tematica. Ma a parte questo, abbiamo quindi un quadro molto tragico della personalità di Lita. È una persona appunto fortemente ferita. Sappiamo che questo l'ha resa un outsider ad Hogwarts, questa sua incapacità di relazionarsi con le persone. E sappiamo che ha fatto amicizia alla fine con l'altro outsider di Hogwarts in quel periodo, che appunto era Newt Scamander, che ha questa particolare, alcuni potrebbero dire che appunto ha una certa incapacità propriamente di comunicazione con gli altri esseri umani, che però lo rende straordinariamente affine agli animali fantastici e alle bestie con cui lui entra per l'appunto sempre in contatto. Lui appunto già ai tempi di Hogwarts cresce degli animali, il corvo con cui lo vediamo nel flashback. E vediamo che appunto lui riesce a costruire per mezzo degli animali fantastici questo legame con Lita, che diventa fondamentale, e il film insiste in modo puntuale ogni tot a riproporci le prove della forza di questo legame, a farci vedere quanto sia in effetti profondo per Lita. Vediamo per tutto il film che per quanto Newt cerchi di negare lo sguardo fisso a Lita, come a qualunque altro personaggio in realtà, vediamo che Lita proprio freme dalla voglia di guardare negli occhi Newt. C'è quel piccolo spezzone nel flashback in cui ci sono gli occhi sgranati di una Lita giovanissima che stanno gridando qualcosa a Newt Scamander. Il fatto appunto che la regia ci riproponga questi flashback ci rende palese, perché non si può parlare altrimenti, che Lita si è innamorata di Newt. E questo secondo me ha un'importanza incredibile, perché uno potrebbe dire: ma che importanza ha, si sta sposando comunque con Theseus, ha scelto Theseus. Ma no, anche perché, vista la fine che fa, diciamo che anche tra l'altro Lita si fa abbastanza fuori da sola, diventa praticamente un ostacolo, non ostacolo, nel triangolo amoroso di Newt, Tina e appunto Lita, cioè lei si autoesclude praticamente con la sua morte. E quindi perché è così importante che lei sia innamorata di Newt? Perché il film ci costringe a renderci conto e a capire quanto è forte questo legame. Mentre il legame con Theseus, che bene sia attuale, visto che stanno insieme e si dovranno sposare, non viene descritto, non gli viene data la dignità di una descrizione, a parte i pochi momenti, lei stai attento, e cose normali anche tra amici, quindi niente di straordinario. Perché sembra essere molto connesso, intimamente connesso, con la fine di Lita Lestrange. Ma entriamo nel merito della situazione. Siamo alla scena finale. Grindelwald ha attivato la protego diabolica intorno a sé, che appunto uccide chi non è favorevole a Grindelwald, chi vuole combattere Grindelwald, e invece permette di passare e di fuggire a chi invece sta dalla sua parte. Lui si rivolge per l'appunto in un gioco di ambiguità che in realtà è completamente falso, se notate, perché Grindelwald si dice a un certo punto: signor Scamander, pensa che Silente indosserà gli abiti del lutto per lei? Non sono queste le parole letterali, ma fatevele andare bene. E dice: signor Scamander, ma ci sono due signor Scamander uno accanto all'altro. E quindi dice: ma a chi si riferirà? Ora, Newt è il cocco di Silente, cioè quello che si porta in giro e che muove peggio di una pedina in giro per l'universo. Secondo voi, Grindelwald, che sarà Legilimens quanto sicuramente Albus Silente, non lo sa? Sono i due personaggi più onniscienti di tutta la saga, non lo sa? Certo che lo sa.
E quindi si riferisce chiaramente a Newt. Secondo dopo li attacca, Lita arriva, ferma Grindelwald. Grindelwald cerca di portare Lita dalla sua parte. Dopodiché c'è proprio questa scena in cui Lita si gira, inquadrano Newt, poi inquadrano Lita, dice io ti amo, e inquadrano i due signori Scamander. Ora, ma secondo voi, se la dignità della ripresa, della camera è stata data a Newt, secondo voi è davvero un'ambiguità? È ovvio che Lita dice ti amo a Newt Scamander. È evidente, perché gli hanno dato appunto rilevanza di inquadratura. E quindi punto, lei ama Newt, punto. Proprio perché riesce a capire il mostro che c'è dentro Lita, che lei crede che ci sia, che poi secondo me non c'è, ma lei crede di essere un mostro e lui può amarla. Lei appunto gli dice non c'è mostro che tu non possa amare, e lei lo ama per questo, perché lui è la possibilità dell'amore puro per lei. E perché è così importante l'amore? Perché un romanzo di J.K. Rowling che ci ha già insegnato quanto l'amore sia importante. Sappiamo che l'amore di Lily ha salvato Harry, ha fatto finire la prima guerra magica. E questo amore torna ancora, e se è vero, e se Lita si è sacrificata effettivamente per salvare l'uomo che amava, ed è quello che fa, perché lei distrugge il bong che interferisce non so perché con la protego diabolica e tutti possono scappare, lei ha sacrificato la sua vita per salvare Newt. Così facendo potrebbe aver attivato la stessa benedizione che ha attivato Lily e poi Harry nel settimo libro. E se così fosse, le ripercussioni sono importantissime per il personaggio di Lita e per il personaggio di Newt, che può vedere da un lato rinnovato il suo valore di protagonista, di predestinato che Grindelwald non può toccare, per esempio. Oppure potrebbe salvargli la vita in un momento importante magari della storia, potrebbe proteggerlo anche in futuro da quello che è successo, e questo farebbe sì di rendere appunto Lita Lestrange, che il suo ruolo si prolunghi per tutta la saga, anche se questo ovviamente è solo una teoria, quindi potrebbe semplicemente essere che quel tipo di morte fosse davvero molto figo, nulla è da escludere, e magari è semplicemente così. Secondo me c'è ancora tantissimo dietro il meraviglioso personaggio di Lita Lestrange, che ovviamente per motivi di tempo non ho potuto sviscerare con voi. Intanto spero di avervi un po' incuriosito sul suo personaggio, di avervi spinto un po' a indagarlo per conto vostro e a vedere le luci e le ombre. Ma intanto, voi cosa ne pensate di tutto questo? Pensate possa essere una teoria valida? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi anche sapere se vi piace il mio lavoro. Vi invito infatti anche a lasciare un like e a iscrivermi al mio canale. Inoltre, se volete avere altre recensioni su dei film o su delle notizie su dei personaggi che vi interessano e che vi piacerebbe che io ritraessi e trattassi al contempo, fatemelo sempre sapere. Un grosso bacio da Ignotus Kosher, a presto!